Fondamentali, provate un pulsante, incredibile, rumori arrivano, noi resettiamo, benissimo, chi dovrà ovviamente leggere fuori le domande ai ragazzi sono l'autore Fabrizio Berlincioni, che ritroviamo anche per il game con un applauso, e il vocal coach Massimo Pensa, eccoli là, benissimo, quindi noi ricordiamo ai bambini che una volta suonato il pulsante dovete purtroppo dare la risposta, quindi un consiglio che vi dà la vostra zia Anna è quella di ascoltare per intero le domande e poi dare le risposte. Questa sera per l'ultima parte del gioco del game facciamo un applauso anche a Fabio Lazzara che insieme all'autore Fabrizio Berlincioni e Massimo Pensa farà le domande ai ragazzi. Benissimo, ci siamo! E allora facciamo iniziare ovviamente a Fabrizio Berlincioni con la prima domanda ai bambini che loro mi hanno detto che hanno studiato. Allora, prima di fare la prima domanda, volevo far notare come questo format, Walter, mi ascolti? Volevo far notare come questo format sia un format dove non c'è gara tra l'abilità canora dei ragazzi, che è importante, cioè sì, sono tutti bravi, ma si vince un po' su qualche nozione di cultura generale musicale, che è importante, e questo non è una cosa, non è una cosa da poco, esatto, perché vuol dire che Walter e Tina hanno pensato a questo format in maniera che tutti i ragazzi sono contenti e nessuno vince e nessuno perde. Oh, è benissimo, allora facciamo un applauso come sempre agli autori del format Walter Bisogni e Tina D'Angelo. E vado con la prima domanda. E vai. L'argomento è Franco Fasano. Vi ricordo di chi schiaccia, la domanda si interrompe e dovete rispondere. Se non rispondete bene, passa, io continuo la domanda e passa al secondo pulsante, alla seconda squadra. La prima domanda. Nel 1978 Franco Fasano incise il suo primo brano. Qual è il titolo? Si prenota la squadra. Dov'è il pulsante illuminato? Ecco. La squadra rossa. E allora? Il notà è... Aspetta, vediamo. Allora, volete dare una risposta? Al microfono. Devi resettare però, se vuole. Ah sì, resetta. Una vacanza di Hawaii. No. Attenzione. Un'isola alle Hawaii. No. Resetta. Qual è? No. Hawaii. Allora? Stop. Possiamo dare la risposta? Sì. La risposta è Splash. Splash. Un po' come le colonne sonore anni 80, eh? E vabbè. Andiamo avanti con l'altra domanda che farà poi Massimo Pensa. E buonasera a tutti, passiamo subito con la seconda domanda. Bambini, ascoltate. Sempre nell'argomento ovviamente Franco Fasano. Nel 1981 Franco Fasano esordisce a Sanremo. Con quale brano? Si prenota la squadra verde, resettiamo. Un attimo, resettiamo, si era prenotata la squadra verde. Bambini. Ragazzi. Un attimo.
Allora, un secondo. Un attimo. Allora, si era prenotata la squadra verde. Vai. Un'isola delle Hawaii. No. Ancora. Risentiamo, non è esatta. È quasi esatta. È quasi esatta, ma non lo è. Non puoi più tu. Non puoi più. Il titolo deve essere esatto. E allora chi si prenota? Squadra azzurra, resettiamo, risponde la squadra azzurra. Un'isola nelle Hawaii. No. No, resettiamo. Si prenota la squadra arancio. Un'isola alle Hawaii. Esatto. Perfetto. E allora un'isola alle Hawaii. Diamo il punto alla squadra arancio, un'isola al... No. Ecco, lo sapevo. Il notaio ha detto no. Allora intanto ecco, allora facciamo in questo modo, questa litigata la facciamo dopo, poi controlliamo e intanto andiamo avanti. Fabio Lazzara, sul disco, sul 45 giri del disco sta scritto alle Hawaii. Chi ha risposto? Noi, squadra arancione. Squadra arancio. E quindi assegniamo il punto, notaio, assegniamo il punto alla squadra arancio. Va bene, resettiamo i pulsanti e Fabio Lazzara ci leggerà un'altra domanda. Bambini, silenzio, attenzione, concentratevi. Nel 1989 un brano di Franco Fasano scritto con Fabrizio Ferrincioni ed altri vinse il Festival di Sanremo. Fermi che si prenota la squadra verde. La domanda non è terminata, quindi tu mi darai la risposta e vediamo se riesci. Bambini, un attimo. Vai. E quel giorno non mi perderai più. No. No. Fermi. No. Si prenota la squadra azzurra. Un cielo che non sai. No, non è questa. Mi fate... Si prenota la squadra rossa, bambini, microfono. Città nell'animo. Allora, un attimo solo, volevo solo dire una cosa, che nonostante siamo all'ultima puntata, ragazzi, sto parlando con noi, se Anna non resetta, è inutile che... Perché poi se io pongo le pulsanti non possiamo fare più niente. Non per altro. Aspettiamo che Anna resetta e poi diciamo, please. La domanda è sbagliata, la risposta è sbagliata, andiamo avanti, Walter. Diamo la risposta. Berlincione, dia la risposta. La risposta era ti lascerò. Ma come, ragazzi? 1989. Allora, la canzone era stata scritta da Berlincione e da Franco Fasano, va bene? Sì. Allora, resettiamo i pulsanti e ricominciamo da Berlincione. Attenzione che questo è facile, eh? Nel 1990 Franco Fasano pubblica il suo primo album scritto insieme a me, Fabrizio Ferrincioni. Fermi, si prenota la squadra arancio. Fermi. Esatto. Un cielo che non sai. Esatto. Brava la squadra arancio che si è aggiudicato con il cielo. Suonate così, giusto per, senza fare la domanda. Rispondi alla domanda. È meglio dare una penalità adesso, no? Lo sai, eh sì. È meglio. È giusto, è giusto. Allora, bambini, dovete aspettare che io resetto. Allora, andiamo avanti. Massimo Pensa. Andiamo avanti, ok. Nel 2006... un brano scritto da Franco Fasano ed interpretato da Davide e Matilde Angelelli vinse lo Zecchino d'Oro. Come si chiama il brano? Pure questo è scritto da Berlincione. No, no, questa no. No, questo te l'hai risparmiato. Non ho mai partecipato. No, è sempre un problema. Non ci ho mai provato. Forza. Ragazzi, state giocando. Che scritto da... Allora, bambini... C'è qualcuno che si prenota? No, non è... Intanto che suggeriscono anche dal pubblico. È bellissimo. Vabbè, non è giusto, però è simpatica questa cosa perché si partecipa, no? Vabbè, diciamo che non ha risposto nessuno, annulliamo la domanda. Andiamo avanti. Fabio Lazzara. Nel 1968. Scusa, vogliamo dare la risposta. Diamo la risposta. Qual era la risposta? La risposta era Wolfgang Amedeo. Sì, questa la sapevo.
Fabio, vai! Nel 1968 la decima edizione dello Zecchino d'Oro viene vinta da Barbara Feigo. Di quale famosissimo brano stiamo parlando? Sì, sì! Si prenota la squadra verde! 44 gatti! Bravo! Bravo. Bene! Il punto alla squadra verde! Mi dà del lei, ho sbagliato, scusi, ha fatto vicino a me. E allora andiamo avanti, Fabrizio Perlincioni. Quale notissimo cantante, autore e conduttore televisivo ha scritto Canzone Amica, che ha vinto lo Zecchino d'Oro nel 1987? Bambini? Hanno studiato, eh? Sì, sì. Proprio assai seguono lo Zecchino d'Oro. E non guardano nemmeno la prova del fuoco. Si prenota lui della squadra verde, il conduttore. Fabio Enzer. No. Quale? Ma hai capito la domanda? Parliamo di un cantante. Mi ripeti la domanda? Vabbè, vi ripeto la domanda, se il notaio mi dice. Ripetila, sì. Ripetiamo la domanda. State a sentire bene la domanda. Silenzio! Allora, un po' di silenzio. Quale notissimo cantante, autore e conduttore televisivo ha scritto Canzone Amica, che ha vinto lo Zecchino d'Oro nel 1987? Cantante, autore e conduttore televisivo. Nome d'arte o nome originale va bene lo stesso. Chi è? Si prenota la squadra rossa. E allora il nome? Franco Fasano. No. Vabbè, andiamo. Allora un attimo solo che devo resettare. Chi si prenota? Dai. Cino Tortorella? No. No. Allora diamo la risposta. No, aspetta, c'è ancora. Non lo sapete? No. La risposta è Pupo. Enrico Ghinazzi, detto anche Pupo. E allora andiamo avanti. Massimo Pensa, resettiamo i pulsanti. Allora, l'ultimo Zecchino d'Oro è stato vinto dal brano Quel secchione di Leonardo. Chi lo interpretava? L'ultimo Zecchino d'Oro. Non questo, l'ultimo, cioè l'altro. Penultimo, allora. Penultimo, questo punto. 2013 ovviamente, 2014 la vinta Alessia col piccolino. Si prenota la squadra rossa. Silvia Amato. Stanno suggerendo? No, e allora no, Massimo Pezza dice no, resettiamo. Qua ci pensiamo noi. E non è giusto, io li sto vedendo, non ti preoccupare. Mamma mia, non suggerire. Benissimo, chi si prenota? Tanto suggeriscono sbagliati, meglio così. Chi si prenota? Notaio, possiamo dire se erano uno o due interpreti, possiamo aiutare? Allora, vi aiuto che erano due gli interpreti. Italiano e lo straniero. Ecco, maschietta e femminuccia, basta, non posso dire niente più. Senti voi, Chi suggerisce? Non mi fate fare che poi, penalità, mi raccomando, rispondiamo. Vi prego, prenotatevi, sto perdendo sei taglie con il caldo che fa stasera. Sciarpa, cappello, c'ho tutto sul palco. Basta? Resetto e andiamo avanti. Risposta. La risposta. Maria Cristina Camarda e Jacopo Golin. Sì, pure questi conoscerei. No. Sì? Vabbè, fate l'ottava domanda. Fabio Lazzara, il turno tuo. E che trio, mamma mia. Franco Fasano è probabilmente fra gli autori non specificamente per bambini. Specificatamente per bambini. Quello che ha portato e vinto il maggior numero di edizioni dello Zecchino d'Oro. A che anno risale la sua ultima vittoria? Risale, ma com'è scritto? Come è scritto qui? E si sono pure prenotati, no, attimo, è incredibile. Carino. Allora, chi è che dà la... Era buona. Scusami. No, bambini, si sono pre...
era qua. Allora, se era prenotato alla squadra azzurra. Cangiando a che anno? Allora ora è più semplice. Riformuliamo la domanda. La riformuliamo? Lo taglio, io la riformulerei la domanda. Fermi un attimo. Vai Fabio, allora, fatto le correzioni. Franco Fasano è probabilmente fra gli autori non specificatamente per bambini, quello che ha partecipato e vinto il maggior numero di edizioni del Vieni Zecchino d'Oro. La sua ultima vittoria risale al 2009 con quale brano? Mi sembra sopra la panca la capra canta sotto la panca. Chi si prenota? Squadra verde! La doccia col cappotto. Perché? Abbio, ce l'hai solo tu la risposta. Giusto, giustissimo. Va bene, male. Cioè, non sono già andato. Comunque, allora andiamo avanti, punto della squadra verde. Ultima domanda, per favore. Un attimo d'attenzione. Buongiorno. Siete ritornati tutti tra di noi. E allora, ultima domanda. Allora, chi è che si è prenotata? Allora, la squadra rossa non potrebbe più partecipare, no? Ecco, è così. Questa è una nuova... è il regolamento. No. Allora, bambini, non dovete prenotare prima di fare la domanda, eh? Oh. Allora, l'ultima domanda viene fatta dall'autore Fabrizio Berlincioni. Allora, nel 2002... lo Zecchino d'Oro è stato vinto da un brano firmato da Edoardo Bennato. Qual è il titolo di questo brano? Viva la mamma. Chi è? Azzurra. Squadra azzurra, si nasconde, com'è questo? Allora. Hai preparato i ceci perché lui dopo viene messo in ginocchio sui ceci. Viva la mamma. No. Allora, si prenota la squadra verde. Lo stendiere. Bravo. Punto un attimo. Fabrizio. Come detto? Lo stendiere. Eh? Lo stendiere. Sì. No? Lo stendiere. Ha detto lo da stendino. Io ho capito lo stendiere. Lo stendiere ha detto prima. Vabbè, il notaio dice che è giusto. Allora c'è una contestazione intanto. Però ma non litigate bambini, è solo un gioco, su. Oh, allora, poi diremo, ora si ferma il gioco. E diamo finalmente il nero per sgombrare il palco. Lo dobbiamo dare a Umile Coppola che è appena arrivato. Ciao Umile. Allora diamo il nero e poi ritorniamo con le esibizioni dei senior. Facciamo un applauso ai bambini e ringraziamo Fabio Lazzara, Fabrizio Berlincioni e Massimo Pensa. Grazie mille, ovviamente voi restate tra di noi perché questa sera è il gran finale, ok? E allora ci rivediamo dopo con le esibizioni dei senior!